Ok, buongiorno a tutti ragazzi. Allora, navigando per il web trovo spesso dei tutorial, delle lezioni di chitarra per insegnare a fare i pezzi di Plasivo. Alcuni sono veramente fighi, sono fatti davvero bene. Infatti ho imparato un sacco di cose anch'io su molti di quelli. Altri sono fatti obiettivamente, va detto, di merda, perché non rispettano il minimo storico sindacale delle basi per poter gestire in maniera corretta un pezzo di Plasivo. Perché questo? Perché il sound di Plasivo è molto caratteristico, cioè non puoi fare il sound di Plasivo se non usi l'accordatura di Plasivo. Nel grosso dei tutorial si lavora molto su quello che è il pezzo di sottofondo e il cicciobello che ve lo suona sopra, cosa che io trovo assolutamente noiosissima, quindi andrò direttamente al punto della questione. Il pezzo che voglio fare oggi si intitola Without You and Nothing, è uno dei miei preferiti, perché ha una strutturazione che esula dalla classica strutturazione di un pezzo alla Ligabue in Italia, metrica e dinamica fatta di intro, strofa, ritornello, pausa, doppio ritornello e Brian Molko che canta qualcosa a caso dalla canzone per 3 o 4 volte alla fine prima di chiudere il pezzo. È una dinamica in cui anche i Plasivo sono caduti molto spesso. Tutti i pezzi di Plasivo hanno subito più o meno la stessa linea. Ovvero, i pezzi che più spesso sono stati suonati dal vivo sono quelli che hanno subito più variazioni anche negli anni. Qualcosina è sempre cambiato da tour a tour. C'è stato per esempio un periodo in cui i Plasivo suonavano molto molto velocemente tutti i pezzi e questo magari alcuni pezzi ne risentivano, come questo nello specifico. Ci sono stati dei periodi in cui invece questo pezzo è stato suonato addirittura più lento della versione originale e questo crea una certa empatia, se lo suoni con una certa enfasi, crea un'atmosfera molto particolare, tutta sua, che dal mio punto di vista era la sua morte. Allora, proviamo a vedere un attimino come si muove il pezzo. Allora, in prima battuta va detto che la cordatura è aperta, quindi obiettivamente questi due accordi fanno sì che già da solo il pezzo suona. Apro, chiudo, apro, chiudo. Altri ghirigori che troviamo in mezzo sono fatti ovviamente dalla chitarra del buon Bill, che ha vissuto 20 anni della sua vita nascosto dietro l'amplificatore di Steph, e poi un bel giorno, avendo preso altri musicisti, l'hanno messo davanti e hanno detto: "Oh, cazzo, guardate che c'è anche lui". Quindi di conseguenza alcune cose che sentiamo e nel disco e dal vivo si rifanno anche al fatto che ci sono diverse chitarre che vanno a sovraincidere, ma le dinamiche principali ovviamente sono battute in questo modo. Portiamoci al bridge famoso, che altro non è che questa simpatica nota, basso, dove ovviamente anche il basso è una parte importante, soprattutto nei primi album il basso aveva una tipologia di arrangiamento che si sposava perfettamente con la chitarra e creava quel tipico sound che contraddistingue soprattutto i primi due dischi. Andando avanti si è un po' persa sta cosa, nel senso che Brian Molko è molto più portato a fare dei semplici accordi in barré per quasi tutte le canzoni, mentre gli arrangiamenti di Steph sono diventati sempre negli anni più complessi, più sofisticati, più imponenti, anche se non sembra. Ok, questo pezzo dove Bowie cantava il famoso tic-tac si muove così. Il passaggio negli anni è stato fatto alcune volte anche direttamente col barapiano, così. In sostanza non cambia nulla. E a un certo punto si entra poi prepotentemente con il distorto che entra nella parte completamente vuota per beccare e poi si va a chiudere prima del fantomatico assolo con questo accordo semplice. Ok, si passa poi alla parte solistica. La parte solistica, ovviamente, Brian Molko non è assolutamente un solista, ma sbaglia Bionic, penso dal 96.
E quindi gli accordi, quando facciamo della solistica con Brian Molko, sono gestiti in maniera molto pulita. Ci vorrebbe un delay, ovviamente, un distorsore per sentire bene. Comunque il movimento è abbastanza semplice. Vuoto. Nel finale, dove si canta Will I Chiong Notting, probabilmente potrebbe essere l'unico inteso come ritornello, sono cambiate le parti, ok? C'è questo accordino semplice in cui Brian Molko, soprattutto nel periodo Brixton Academy, tour 98-99, tipo, girava semplicemente su questi tre accordini. E la chiusura finale, ovviamente queste parti sono alternate tra Bill e Brian a seconda del periodo storico, la chiusura finale. Poi magari volendo ci si può mettere un po' di tremolo che porta magari all'inizio di un altro pezzo. Quindi ci sta tutto. La strutturazione di per sé è molto semplice, abbiamo già ribadito, se partiamo da questo presupposto, ricordate di utilizzare la quadratura di plessivo perché è l'unica. Vi permette di fare i pezzi di plessivo partendo dal presupposto che siano dei pezzi di plessivo. Ci vediamo alla prossima!